Sono appena rientrato da un importante comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel quale si doveva discutere, così come d'intese tra governo e sindaci d'Italia, sulle misure da adottare per eventuali restrizioni su vie, piazze o aree della città, argomento già affievolitosi a seguito del cosiddetto coprifuoco adottato tra l'altro dalla regione Campania. Ma quel che trovo davvero sconcertante, che ha prodotto la sospensione della trattazione sul punto, che mentre noi discutevamo di questo, senza nessuna comunicazione di natura ufficiale, di correttezza istituzionale, pur alla presenza di esponenti della regione oggi al tavolo, il presidente De Luca, attraverso i suoi canali social, comunicava di aver deciso il lockdown regionale. Capite che, come giustamente è stato sottolineato anche dal prefetto, apprendere dalla stampa ciò che si deve attuare senza saperlo in anticipo significa non mettere in condizioni tutti di prepararsi e alle forze di polizia di controllare il territorio. Dico questo perché credo che è venuto il momento che il governo affronti il tema Regione Campania, che è fuori controllo. Noi oggi siamo costretti, prima regione d'Italia, oltre ad aver chiuso per primi la scuola, oltre che adesso chiudere con un lockdown prima di tutti, non per la lungimiranza del Presidente della Regione, ma per la confessione della totale inadeguatezza delle azioni messe in campo da marzo, aprile ad oggi, per rafforzare la salute delle donne e gli uomini della regione Campania. Anche dai dati diffusi oggi in sede di comitato emerge in maniera chiara che la diffusione del virus era evidente durante la fase calda delle elezioni, quando il presidente diceva che era tutto sotto controllo e che anzi la situazione si sarebbe risolta in pochi giorni, e questo ha prodotto un'escalation per quanto riguarda la diffusione del contagio. È evidente che la situazione è sotto controllo per quanto riguarda la situazione è fuori controllo per quanto riguarda il tracciamento del contagio, l'individuazione dei positivi, i contatti diretti, il numero dei posti letto, le assistenze domiciliari che non ci sono, insomma, per la totale incapacità sulla gestione della sanità pubblica regionale, già allo stremo prima del Covid. Oggi emerge in modo chiaro che noi dobbiamo consegnare, per responsabilità politiche e istituzionali evidenti, la Regione Campania a un tracollo sociale, economico e del lavoro. Ormai le responsabilità sono evidenti e ciò che fa male è che queste persone si sono presi anche il merito di un senso di responsabilità dei cittadini campani e, per quanto riguarda Napoli, di quelli che rappresento, dei napoletani, che se hanno arginato il contagio a febbraio-marzo è stato perché sono stati responsabili ad attuare un lockdown, perché vedevano i numeri della Lombardia e sapevano in quale stato si trovava il numero dei posti letto e il numero del personale nella sanità pubblica regionale. È molto grave che in questi mesi non si siano fatte le cose che noi personalmente abbiamo sempre detto pubblicamente nelle sedi istituzionali e in tutti i luoghi. Oggi credo che abbiamo definitivamente il quadro delle responsabilità, purtroppo, che mettono a rischio la salute di ognuno di noi, ma che mettono a rischio un tracollo economico e sociale. La Campania per prima, attraverso il suo presidente, alza bandiera bianca. È veramente una giornata di rabbia ed è una giornata di grande amarezza, ma il nostro popolo deve essere unito perché noi ce la faremo. Nonostante queste condotte irresponsabili di totale inadeguatezza, noi dobbiamo dare un messaggio di forza, di unità, anche di serenità nei confronti di tante persone fragili, di tante persone che rischiano di avere difficoltà di tenuta anche dal punto di vista psicologico, e chiediamo al governo nazionale, visto che ormai su quello regionale non si riesce nemmeno a dialogare, di intervenire subito con misure adeguate sul piano sanitario, sul piano sociale e sul piano economico. L'abbiamo detto da tempo, oggi questo è l'appello che faccio come sindaco di Napoli al governo nazionale, di assumere il coordinamento di una situazione che la Regione Campania ormai è sotto gli occhi di tutti e fuori controllo.